87 anni e non sentirli, la festa dell'uva del vino di Bardolino si appresta a dare il via all'edizione 2016 con un calendario di eventi ricco di iniziative culturali, sociali e di spettacolo. Dal 29 settembre al 3 ottobre Bardolino si appresta ad accogliere 150.000 persone pronte a celebrare il vino simbolo di questo territorio. È veramente sempre meraviglioso arrivare a questo punto perché per noi, per me specialmente, è un traguardo che non finisce mai, ogni anno è sempre meglio. Le novità sono tante, ma comunque sempre il nostro maestro è il vino. E il vino di Bardolino credo che sia sempre in primo piano in tutto il mondo. È una festa non solo importante per il vino, ma anche e specialmente per le associazioni di volontariato, perché grazie ai ricavati di queste 5 giornate, le associazioni di volontariato che si dedicano allo sport, che si dedicano all'assistenza ai meno fortunati, hanno la possibilità poi di usare questi soldi per le loro attività. Quindi è un momento sicuramente poi molto importante. Coincide fatalità anche con i giorni in cui si inizia la vendemmia, quindi tante cose messe assieme nel segno del nostro territorio. Questa è un'edizione anche importante perché dedichiamo una iniziativa ai terremotati, quindi verrà venduta una maglietta dalle associazioni e il ricavato di tutto quello che verrà del venduto verrà devoluto a favore dei comuni che sono stati toccati dal terremoto, quindi un piccolo segnale anche dedicato a loro. Organizzata dall'associazione Bardolino Toppe in collaborazione con il Comune, la festa del vino coinvolge anche importanti sponsor e partner commerciali. GSM è un'azienda veronese che vuole dare una mano alle imprese veronesi e qui parliamo di tante aziende vitivinicole, non solo attività commerciali, ma i cittadini semplici, perché poi pochi sanno, si rendono conto che a GSM può essere ovunque, che chiunque nella nostra provincia, ma nell'intero paese Italia, può essere cliente di GSM. Ecco, noi vorremmo arrivare anche in questa terra, farci conoscere. Questo è un modo, direi, forse il modo migliore per entrare a Bardolino sul lago di Garda, perché comunque la festa dell'uva è la festa sì di Bardolino, ma di tutti i veronesi, dell'orgoglio anche della vendemmia, di un periodo comunque storico bellissimo di tantissimi anni fa, perché sono 86 anni, la dice lunga sulla durata di questa manifestazione, per cui noi entriamo in punta di piedi rispettando una manifestazione, come dicevo prima, meravigliosa.